ragazzi, ciao. Allora siamo qui oggi per una nuova puntata di questo nuovo format Welcome to L. Ci stiamo un po' più calmi però. Sì, cerchiamo di essere più calmi, anche se poi in realtà le cose da dire vanno dette. Sentiamo. Oggi faremo un video un po' particolare, perché? Perché parleremo, o perlomeno parlerò di perché io so solo la trama. Sì, di una casa. Dice una cosa e poi mettiti a sedere. Di una casa di produzione barra distribuzione di giochi da tavolo che ha dato un pochino in là a questo nuovo format. E sto parlando di Genos, una casa produttrice francese, non vorrei sbagliare, dovrebbe essere francese. Googlate le dite. Che tra i suoi fiori all'occhiello di giochi che produce barra distribuisce, io da questo punto di vista non sono molto bravo, faccio sempre confusione. Credo che la Genos, non vorrei sbagliare, produce e distribuisce in alcuni casi. E sia il loro fiore all'occhiello sono quei giochi che vanno a simulare gare o competizioni in generale. Due titoli che prenderemo in esame, che ci aiuteranno oggi, sono Giro d'Italia, che è stata praticamente la versione spin-off di Leader One, il gioco che avevano fatto prima, e Lamborghini. E in tutti e due i casi, ovviamente io sono consapevole del fatto che loro non c'entrano con le meccaniche del gioco, perché quelle le sviluppa un autore, ok? Però la cosa che a me veramente non è piaciuta, in Giro d'Italia abbiamo un gioco che simula molto bene la gara, la competizione. Hanno aggiunto alcune cose, hanno migliorato un pochino quello che era Leader One, hanno aggiunto i personaggi, i ciclisti proprio, ci sono i nomi. Dove si va a perdere il gioco? Quando io avevo letto nelle recensioni che stava uscendo questo gioco, avevo letto che sarebbe uscito in un prezzo compreso o sopra le 60 euro comunque, perché tra le miniature, i diritti, riscatolamento, tutte quante le cose, insomma, doveva venire fuori un bel paccone di gioco da tenersi, ok? Nel momento in cui arrivo al negozio e vado a prelevare la mia copia del gioco, lo pago 30 euro, al momento di pagarlo 30 euro. E quindi già sei risparmiato? Ci ho risparmiato, ma poi ho capito perché. Ci può uscire un altro gioco? Sì, vabbè. Nel momento in cui torno a casa, allora, intanto già in strada mi rendo conto che la scatola, il paccone di scatola che sembrava dovesse essere, non era così. Ma partiamo dal presupposto che io potrei aver letto una notizia sbagliata, perché su internet non sarebbe la prima volta che se ne trovano di bufale in giro, quindi ci mancherebbe altro, non diamo per buono questo. Vado ad aprire la scatola è abbastanza bassa ed è fatta di un cartone che nel momento in cui alla lunga che voi giocherete si inizia a deteriorare, si gonfia. La cosa ancora più brutta è che nel momento in cui apriamo questa scatola troviamo una parte dei componenti che è fatta molto bene, e mi riferisco ai modulari, che sono degli esagoni che in pratica ti permettono di costruire le varie piste del gioco. Questi modulari sono fatti molto bene, sono fatti di un cartoncino molto spesso, sono ricoperti sicuramente di qualche sostanza che li lucida e li protegge dalla possibilità di essere strappati, insomma, diciamo. E l'hai pagato 30 euro? L'ho pagato 30 euro, ma ho pagato solo quello, perché poi andando sulle miniature, che è quello, cioè Giro d'Italia è andato sia agli appassionati del gioco da tavolo, ma è andato anche a quelle persone che sono appassionati di ciclismo, perché non dimentichiamo che è uscito nel periodo del centenario del Giro d'Italia. Quindi voleva puntare un pochino anche a prendere un'altra fascia di clientela. Ma a me, per dirti, non ci capisco niente, mi ha preso, a me è piaciuto. E come gioco sì, è quello. E quello però è il problema, che alla fine diventa un aggravante. Diventa. Perché? Perché quando le miniature, ritornando un attimino al discorso, le miniature sono di una componentistica scadente, cioè senza girarci troppo intorno. La miniatura non è ben curata, è piccolina, c'hai questo ciclista che praticamente sta tutto sbracato, tutto quanto in un determinato modo. C'ha molti limiti, sono delle miniature che alla fine andranno a rompersi sicuramente. I dadi, ci sono due dadi a 12 facce, uno è il D12 classico, da 1 a 12, dado rosso, scritta bianca. L'altro dado è
ha 12 facce, ma numerato da 3 a 5. Però qual è la cosa allucinante? È che questo dado viene consegnato nella scatola bianco, completamente bianco, ebbene sì. Vi verrà consegnato un foglio con dei piccoli pentagoni adesivi, non so come dirlo, tutti i numeri, tutti e tre, sono 4, 8, 12, quindi sono 4, 3, 4, 4 e 4, 5, tutti attaccati, e voi dovete staccarli uno a uno e appiccicarli al dado e farlo voi. Quindi è qualcosa di scomodissimo che dura poco, cioè, e poi il dado perché? E la faccia in bianco. Ma perché l'avete fatto? Poi voglio dire, per carità, alla fine a livello di statistiche, cioè la possibilità che esca un numero piuttosto che l'altra è la stessa. Però voi immaginatelo, cioè quello che magari lo fa un po' alla Carlona, prende tutti i tre da una parte, tutti i quattro da un'altra, tutti i cinque da... Cioè, nel senso, non è carino. Perché non l'avete fatto voi? Per quale motivo? A me piacerebbe veramente che qualcuno della Geras mi rispondesse a questa domanda. Chiudiamo la parentesi Giro d'Italia, passiamo a Lamborghini. Alla fine ci ricasco, compro anche Lamborghini. E qua mi rompe il cavolo perché non si sa. C'ha le macchinette spettacolari, ci abbiamo giocato io e suo figlio, cioè. Sì, ha le macchinette, cioè il bello di quel gioco sono le macchinette, fine. E però le... Arriva Lamborghini, Lamborghini è l'esatto opposto. Arriva questo gioco, le macchinine in bella vista, perfetto. Lo apro, la scatola perfetta. Oh, la scatola vedi, perfetta. Vedi? Le macchinine, le macchinine ben incastrate, tutto quanto preciso. Fino a quando poi non l'ho giocato. Vabbè, però è... Ma perché? Ho anche vinto. Ho vinto io poi quella parte. È stato bello. Quindi in un giro avevo vinto. Allora, aspetta, andiamo con ordine. Il tabellone, a livello di qualità della componentistica, è fatto bene. Oh. Cioè, non si andrà... siamo al terzo fatto bene. Non si andrà a rovinare. Però sembra un... una grafica un po' elementare, diciamo così, per non dire che potrebbe averla disegnata mio figlio ubriaco. Per dire, per stipendare, perché poi in galera ci andiamo tutti e due? No, cioè, al massimo qualche denuncia, però voglio dire, al di là di quello, va bene, scusa, va bene, tutto perfetto, è fatto bene. E siamo a 4. Le macchine sono di metallo e quindi resiste anche a questo, non è un problema. Mi domando perché tre cammini noi due. No, non dovrei. Lascio stare. Io dovrei difendervi. Lascio stare. Conci. Quelle meccaniche di gioco. Allora, c'è una fase preparatoria in io cui mi sono fatti fatica. In cui praticamente ogni giocatore sceglie il pilota, l'auto e eventuali potenziamenti da aggiungere a quest'auto, ok? L'asta. Tu pensi, c'è l'asta, quindi cavolo, servirà, ti danno anche le carte denaro, le carte soldi tu hai, e pensi che servano per tutte quelle cose, no. L'asta serve, i soldi servono solo per ingaggiare o il pilota o l'automobile. Tutto il resto è governato da una meccanica che assolutamente, cioè, si poteva tranquilla, sì, ma non serve a nulla, sì, veramente sì. Non serve a nulla, si poteva evitare di fare quella fase di gioco e trovare un'altra meccanica, oppure rendere l'asta una vera asta, cioè io mi devo comprare, parto con dei soldi e mi devo comprare tutto. Ora, non mi potete venire a giustificare che il tutto è stato fatto per non far allungare la partita, perché io quello mi aspetto. Da un gioco del genere mi aspetto un'asta che mi serva sia ad ingaggiare il pilota, sia ad ingaggiare il tipo a comprarmi l'automobile e sia a comprarmi i dovuti pezzi, cioè i pezzi poi non possono essere semplicemente scelti in base all'ordine di gioco, cioè chi ha risparmiato più, adesso non mi ricordo precisamente, mi sembra chi ha risparmiato più soldi prendeva due pezzi a botta. Prende, sì, c'era una meccanica strana, una religione strana. Ma i soldi strana si ritieni però, cioè voglio difendervi, i soldi si ritieni però, ti servono a me per del pizzetto, a me quando mi prendo un pizzetto, c'è cioè qualcosa che non va. Ti servono i soldi per il campionato. Ma chi lo fa il campionato che abbiamo, cioè 5 macchine, che campionato fa? No, campionato di due mappe. Ah sì, infatti, tra l'altro. È quello che vuoi. Sì, sì. Ecco. Soldi di tenere. Questa era un'altra cosa che io mi difendo, vedete? Vedete che mi difendo. Però, campionato per due mappe, ti tieni i soldi per l'asta successiva. Oh.
torno a ripetere e concludo. Lo so. Prometto che la prossima. Che non è la Genos che se ne occupa di queste cose. Ma io dico, cazzo, voi cacciate i soldi per produrre questo gioco, comunque per distribuirlo, comunque per metterci quel cazzo di logo vostro, no, qualche soldo lo caccerete. Allora, perché magari non prendersi la briga? Bastava unire le due cose. In giro d'Italia abbiamo meccanica buona, componenti del cazzo. No! Proviamo ad unire la cosa. Cioè, prendiamo Giro d'Italia, che funziona come meccaniche, aggiungiamoci i componenti di Lamborghini, e il primo che dice ma non puoi correre il Giro d'Italia con le Lamborghini, giuro che vi do fuoco, ve lo giuro che lo faccio. A parte questo, ma dico, ma seriamente, cioè, perché non creare un gioco che costi anche di più, però che abbia il complesso ottimo, cioè meccaniche e componentistica fatte bene? Quello sarebbe il top. Quindi non so che dirvi, cioè Genos, parliamone. Io so che mettiamoci dire. Seduti intorno ad un tavolo. Questo è l'ultimo video che mi fate. Quindi ragazzi, su questo si chiude il nostro secondo video di Welcome to Hell. Responsabilità sono le sue. Tutte le responsabilità sono le mie, e proprio per questo, prima di chiudere completamente e salutarci, un piccolo appunto lo voglio fare. Non prendete questo format come una polemica sterile, come una persona che vuole semplicemente parlare male di alcuni giochi. Il nostro, come ripeto, il mio, come ripeto, è t'ho fregato, è una sorta di preavviso, cioè quando dicevamo comprate questo gioco consapevoli che è il nostro consapevoli motto. Di, ok? E credo che sia giusto, no? Che quando noi abbiamo anche una sorta di responsabilità nei confronti di chi ci guarda, credo che sia giusto metterli un pochino non in allarme, come posso dire, in guardia di ciò che più o meno vi si potrebbe aspettare. Detto questo, davvero, direi che è tutto. Vi ricordo di commentarci, di spolliciarci, di condividerci nel bene e nel male. Siamo qua. Esatto. Seguiteci anche su Facebook, pagina e gruppo, su Twitter, sul canale, vabbè, sul canale, vediamo. E adesso chiudo io. E questa è la prossima. Vado, posso? Ci vediamo alla prossima. Mi sono allenato. Vai. Posso chiudere questo? Vai. Welcome to Hell? Sì. E non hai il tocchetto fatato, Guarda. Che? Meno male. Gatto! Come fare impazzire un cane? Lezione 1. Vai, facciamo uscire il zoo. Chi è gatto, gatto, gatto? Chi è? Sì. Potrei continuare a farlo crescere fino ad unirlo con la pancia e diventare una creatura, cioè tipo... No, io volevo solo dire che poi comunque alla fine c'è il vostro zampino anche in Potion Explosion. No, aspetta. Io l'ho visto il timbrino vostro, l'ho visto. C'è un blocco d'agenda. Horrible Hemsley. Me ne prendo io le responsabilità. Mi difendo io. Non vi preoccupate, che però lo zampino no, distribuzione, no. C'è. No, me l'avete solo venduto, ma non c'entra niente. Vabbè. Perché la Horrible Hemsley si è presa tutte le responsabilità su quello italiano dalla Lampo nuovo. Va bene, che non capisco perché me lo fa pagare 35 euro, fammelo pagare 50 e lo fa in cazzo di plastica. Facciamo, guarda, che facciamo, il video che si attacca e si collega subito al prossimo.